Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono ritornata finalmente con i video normali e veramente stavolta cercherò veramente di essere più attiva di quello che sono stata in questi ultimi mesi, però veramente non ho avuto tanto tempo e qua in Italia ho avuto tante cose da fare, soprattutto il primo mese, poi per un mese e mezzo sono stata in viaggio, quindi giustamente non sono riuscita a fare i video normali. Prima di tutto non pensiate che io sia così favolosa che i miei capelli si spostano da solo e c'ho il ventilatore, spero che non si senta, però veramente fa un caldo terribile in questa casa, io odio il caldo, non vedo l'ora di partire per il Canada perché io il caldo non lo so. Bene, perfetto, oggi non parleremo del caldo, oggi sono tornata con un altro video, Italia vs Canada, e visto che siamo in tema matrimonio, perché se non avete visto il vlog di Santorini, mi sposo, ho deciso di fare questo video dove vi spiego un attimo le differenze tra il matrimonio in Italia e il matrimonio in Canada. Non ci sono tante differenze, però ci sono alcune differenze che ho scoperto praticamente solo iniziando a organizzare il matrimonio. Tutto, io non ho assistito a tanti matrimoni in Italia, quindi giustamente non posso parlare più di tanto di tante tradizioni, però ci sono alcune tradizioni che ovviamente ho scoperto appunto andando a chiedere cose, burocrazia, cose. Quindi prima di tutto, per esempio, il matrimonio in chiesa. Il matrimonio in chiesa in Italia è la cosa più complicata che esista al mondo. Bene, tanti diranno che te frega di sposarti in chiesa. A me non importava più di tanto, però mi sarebbe piaciuto sposarmi in chiesa perché all'inizio dovevo sposarmi in Italia. Però il problema è che in chiesa ti chiedono, prima di tutto ti chiedono tipo 50.000 cose diverse, 50.000 documenti burocratici che non avete idea. Poi devi essere sul posto se vuoi sposarti in chiesa, perché devi fare tipo una cosa tipo un corso matrimoniale e poi 3 mesi prima del matrimonio devi andare a fare tipo una specie di confessione. Non chiedetemi tutti questi dettagli perché io sono andata solo a informarmi, ho detto tutta questa marea di cose, ho detto sì, però io non abito in Italia, e mi hanno detto vabbè, non sposarti in Italia allora, grazie tesoro. Quindi praticamente questa è una cosa complicata, se vuoi organizzare un matrimonio a distanza non farlo. Per quanto riguarda il comune, abbiamo detto vabbè, ci sposiamo in comune a sto punto, no? Per quanto riguarda il comune, anche là, siccome lui per esempio non è italiano, dovevamo chiedere tipo 50.000 documenti all'ambasciata canadese e poi per prenotare la data dovevamo essere entrambi qua. Se non eravamo entrambi qua dovevo fare una specie di procura, vabbè, insomma, cose che io ero tipo... no... Quindi alla fine diciamo che tutta questa burocrazia, tutta questa lunghezza delle burocrazie sia in chiesa che in comune è una cosa terribile qua in Italia a differenza del Canada. Per esempio in Canada tu non sei obbligato a sposarti in comune, cioè non sei obbligato ad andare portare te stesso in comune e sposarti nel posto. Tu puoi semplicemente chiedere all'ufficiale, la persona che ufficializza il tuo matrimonio, di venire nel posto in cui ti sposi. Se tu decidi di sposarti nel giardino di casa tua, puoi farlo senza problemi, cioè semplicemente devi chiedere a questa persona, guarda, in questa data io mi sposo, se puoi venire questo posto qua. Invece in Italia no, in Italia devi andare tu in comune per forza, nessuno può uscire fuori dal... edificio comunale, non ti sposi, non vale un cazzo il tuo matrimonio. Bene, perfetto, grazie mille. Quindi diciamo che questa cosa ero tipo perché i comuni, onestamente, avete mai visto un comune in Italia? No, perché non sono belli per niente. Ecco perché io volevo sposarmi nella chiesa della salute a Venezia, perché è fico. No, comunque a parte gli scherzi, i comuni sono proprio brutti, ok? Quindi io preferisco molto questa cosa, che in Canada se tu decidi di sposarti, fare matrimonio civile, non religioso, puoi farlo dove cacchio ti pare, semplicemente quella persona verrà a ufficializzare il tuo matrimonio ovunque tu voglia. Un'altra cosa per quanto riguarda la ufficializzazione del matrimonio è che in Canada, anche in Italia, si può fare questa cosa per carità, però adesso vi spiegherò la differenza, che tu puoi chiedere a un tuo amico di ufficializzare il matrimonio. In Canada per esempio lui sta per farlo, lo farà il matrimonio di sua sorella che si sposa adesso ad agosto, ha dovuto fare un po' di burocrazie varie, ma niente di complicato, ha dovuto solo inviare dei documenti al governo del Canada e per quella data lì lui sarà l'ufficiante, come cacchio mi insegna, vabbè, e quindi lui per quel giorno là celebrerà il matrimonio, quindi lui per una giornata avrà il potere di far sposare due persone. E
anche in Italia si può fare questa cosa, certo, però come ho già detto prima, non puoi uscire dal territorio comunale, quindi anche se tu chiedi al tuo migliore amico di celebrare il tuo matrimonio, comunque dovrai andare in comune a farti sposare, quindi è comunque una merda, nel senso che sì, bellissimo perché il tuo migliore amico o tua cugina, tua sorella decide di celebrare il tuo matrimonio, però allo stesso tempo sei comunque obbligato ad andare in comune, mentre in Canada, per esempio, sua sorella non celebrerà il matrimonio in comune, lo celebrerà nel posto dove ha deciso di celebrarlo e semplicemente lui avrà il potere di sposarle per quella giornata là, perché ha questo certificato. E questa cosa io la trovo bellissima. Un'altra cosa della quale volevo parlare è l'età nella quale le persone si sposano. Bene, io ovviamente ho già ricevuto la mia bella dose di commenti del ma non sei troppo giovane, ma quanti anni hai? Ma almeno sei maggiorenne. Sì, allora, io sto per compiere 26 anni a novembre. Sono vecchia. Quindi diciamo che in Canada l'età media nella quale le persone si sposano è tipo 26-27 anni. Allora, lui è più giovane di me, quindi tante persone quando ho detto che lui tipo ha 2 anni meno di me hanno tipo detto, se tu dici a un ragazzo italiano di 23 o 24 anni tipo che vuoi sposarti, ti scappa via. Lo so. Secondo voi perché ho deciso di sposarmi con un canadese? A parte l'amore, ovviamente. Allora, sono cresciuta con due culture diverse, l'ho già detto, e ovviamente da una parte, cioè, io ho già parlato di relazioni in un altro video, che magari ve lo lascerò qua sopra, dove ho parlato delle relazioni romantiche, quali sono un po' le differenze tra quelle italiane e quelle canadesi. Quindi se volete andare a vederlo, potete, io ho già detto, magari ripeterò alcune cose che ho già detto lì, però diciamo che, che ho detto che sono cresciuta con due culture, sto parlando a vanvera, sono cresciuta con due culture diverse, quindi diciamo che nella cultura italiana la gente si sposa tardissimo e invece i miei genitori si sono sposati giovanissimi. Allora, i miei genitori sono sposati che avevano tipo 21-22 anni, una cosa del genere. A 23 anni mia madre aveva già me, io ne ho 25 e sto guardando SpongeBob e sono fiera di me stessa. Non ho intenzione di far figli, almeno avevo 28 anni, dai. Quindi diciamo che, essendo cresciuta con due culture così contrastanti, mi sono sempre fatta la mia idea del vorrei sposarmi, ma ne è troppo giovane, ma neanche aspettare 40 anni, ecco. Spero che il mio ex non stia guardando questo video, però mi ricordo che quando stavo con il mio primissimo ragazzo, lui mi aveva detto, io fin quando non finisco medicina non ci penso nemmeno a sposarmi o a fare figli. Sia perché non me va, sia perché ok devo studiare, sia perché boh voglio divertirmi e robe del genere. Che è una cosa un po' contrastante, nella cultura italiana c'è questa cosa del che se ti sposi non ti diverti più, ed è una cosa triste perché non è che se non ti sposi non ti diverti più, cioè anche quando sei in una relazione comunque non è che puoi andare a troie, ecco, cioè, detta proprio così, quindi diciamo che io a 35 anni non mi volevo sposare, io avevo comunque questa idea nella mia vita che al massimo a 27 anni mi sarebbe piaciuto sposarmi, ed ecco, mi sposerò a 26 anni, ho vinto contro la vita. Quindi diciamo che la media, appunto, in Canada la gente si sposa più giovani rispetto agli italiani, molto più giovani rispetto agli italiani, che non vuol dire essere giovani. Allora, 25-26 anni non è essere giovani, perché non hai 16 anni, non ne hai 12, sai benissimo cosa stai facendo. Poi ovviamente ho ricevuto anche commenti del tipo, vabbè, ma io per un fattore economico sto ancora studiando, io bla bla bla, non sono in una relazione, prima di tutto sto ancora studiando, sto ancora vivendo con i miei, giustamente non penserei di sposarmi. Sono d'accordo, per carità di Dio, sono d'accordo con questa cosa, neanch'io mi sarei sposata se fossi ancora a vivere con i miei e non avessi finito gli studi, perché io la mia magistrale l'ho finita, il mio obiettivo universitario io l'ho fatto, adesso entrerò nel mondo del lavoro che voglio io, e giustamente io sono pronta per fare questo passo, ma non è detto che tutti lo siano, ma magari anche da un punto di vista psicologico, per carità di Dio, cioè se uno dice io non voglio sposarmi, a prescindere, non ho niente contro le persone che non vogliono sposarsi, c'è chi non vuole sposarsi, ho amici che hanno figli ma non si sono sposati perché non vogliono, va bene, quindi diciamo che questa cosa è diversa dal punto di vista che, come ho già detto, come ho già spiegato in tanti video, magari anche quelli riguardo al lavoro, altre cose, i canadesi ovviamente iniziano a lavorare molto più da giovani, cioè loro a 16 anni vanno a lavorare, a 18 anni vanno fuori di casa, io per esempio sono andata fuori di casa a 23 anni, dopo la mia triennale sono andata fuori di casa solo perché dovevo andare in Canada, se no chissà forse sarei ancora a vivere con i miei, perché so che qua in Italia non mi era possibile vivere da sola, poi che senso avrebbe vivere da soli, giustamente che senso avrebbe vivere da soli quando sei nella stessa città dei tuoi genitori, una cosa è se ti trasferisci, cioè mi trasferisco e vado a vivere da solo, ma se mi trasferisco nella stessa città dove sono i miei, a sto punto scusa, non
spendo soldi. Ed è un ragionamento più che giusto, solo che ovviamente penso che a un certo punto me ne sarei andata a prescindere, perché onestamente già a 23 anni io mi sentivo male. Voglio bene i miei genitori, vi voglio tanto tanto bene, però sì, a una certa età hai bisogno dei tuoi spazi, non vuoi più avere quel controllo, soprattutto mia madre è molto maniac control, quindi ecco. Quindi diciamo che io ormai sono 3 anni che vivo fuori casa, ho sempre lavorato, ho una macchina, faccio la spesa, so fare la lavatrice, quindi diciamo che ormai sono diventata adulta, per modo di dire, so come pagare le bollette, so come fare le tasse, ecco, perfetto. Quindi diciamo che io comunque con lui ho convissuto, cioè siamo insieme da 2 anni, abbiamo vissuto 1 anno già, quindi diciamo che quando vivi con una persona sai già come va, nel senso, se la convivenza non va bene, giustamente non finirai mai per sposarti, perché dice vabbè, se non siamo bene a convivere, figurati sposarti. Quindi giustamente questo passo è stato fatto, cioè da entrambi, nel senso che da entrambi, perché ho detto sì, da lui perché me l'ha chiesto. E ovviamente so che tanti dicono hai giovane, anche tu sei giovane o robe del genere, però come ho già detto, io ormai vivo da sola, ho la mia vita al di fuori di casa dei miei, sono pronta per fare questo passo, quindi non è essere troppo giovani. Una cosa è tipo se decidi di tua spontanea volontà di non sposarti perché vuoi andare a Troia fino a 40 anni, questa cosa non l'accetto, nel senso che una cosa è stare insieme perché dici voglio stare insieme con quella persona, voglio convivere prima di sposarla ed è giusto così, ma se è semplicemente una questione non voglio sposarmi perché dopo mi stento in trappola o robe del genere, questa è proprio una cosa triste. Ovviamente non sono neanche d'accordo con quelli che si sposano troppo troppo giovani, nel senso quelli che boom, a 20 anni si sposano, cioè io 20 anni... contano stupida 20 anni, non mi immaginerei neanche di sposarmi. A 25 anni già mi considero una persona più matura. Sì, dai, so fare le tasse, l'avevo già detto. Quindi diciamo che c'è anche questa grossa differenza, quindi giustamente io in matrimonio in cui sono stata in Canada è sempre stata gente abbastanza giovane, non sono mai stata a matrimoni dove la gente si sposava per la prima volta tipo a 35 anni, è una cosa abbastanza impossibile in Canada, diciamo rara, non impossibile ma rara. Quindi diciamo che io da questo punto di vista preferisco la cultura canadese, perché quando lui ha detto ai suoi genitori o ai suoi amici bla 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 mi sposo, nessuno gli ha detto ma non pensi di essere troppo giovane, ma sei pronto per fare questo passo? Nessuno. Cioè nessuno le ha fatto questo commento e lui è più giovane di me. A me invece, sei sicura? Ma te sposi? Ma oddio che ansia! Oddio che ansia cosa? Cioè ho trovato la persona della mia vita, cosa devo aspettare? La pioggia d'angurie, beh, sarebbe figo una pioggia d'angurie, però. Ultima cosa, perché mi sembra di aver blaterato un pochino troppo in questo video, mi dispiace tanto, magari nessuno fregherà un cacchio di niente. Ultima cosa, non da poco, è il fatto che se tu ti sposi con un canadese non avrai la cittadinanza, mentre se ti sposi con un italiano e non sei italiana ce l'avrai la cittadinanza. Perché tanti mi hanno fatto questa battutina, ti sposi in canadese perché ci vuoi la cittadinanza? No. Non mi danno un cacchio. Se avrò figli e nasceranno in Canada, loro avranno la cittadinanza canadese. Io invece no, io devo fare la procedura come tutti gli altri. Quindi no, non mi sposo un canadese per avere la cittadinanza, perché non è come in America. Come vi ho già detto, non dite mai ai canadesi, non comparateli mai agli americani, non chiamateli mai americani, perché loro non sono americani, sono canadesi. È un paese diverso e noi non abbiamo Trump, ma abbiamo Giustino, Giustino bello. Quindi diciamo che questa cosa è diversa, cioè diciamo che è una cosa abbastanza, cioè quando io l'ho detto alle persone ci sono rimaste un po' male, ho detto davvero, ma perché? Io credo che hanno fatto questa legge da poco e hanno voluto proprio evitare matrimoni fasulli, un po' come succede in America succede un sacco di matrimoni fasulli pur di avere la green card, insomma. Se mai avete visto tipo i programmi di realtà tipo 90 giorni per innamorarsi, una roba del genere, che tipo decidono di sposarsi solo per avere i documenti, insomma robe del genere. Ecco, no, in Canada non funziona. In Canada anche se tu vivi con un canadese, convivi, ti sposi, c'hai figli, comunque loro non ti danno la cittadinanza, devi fare tutto un processo per ottenere, come tutte le altre persone. Magari possono fare un'eccezione del tipo possono dartela un po' più, non so, più velocemente, ma dubito fortemente. Io non sono ancora arrivato al livello della cittadinanza, devo ancora ottenere il permesso di soggiorno, per dirvi, quindi ho ancora un visto lavorativo per adesso, e quindi ora che ho la cittadinanza, forse tra 3-4 anni dovrei ottenerla. Però sì, con il matrimonio non ottieni
non ottieni niente, cioè nel senso, anche se ti sposi e il tuo visto scade e tu non hai rinnovato il tuo visto, ma dici, ma io sono sposata con un canadese, noi abbiamo la vita in Canada, loro ti dicono, cazzo me ne va, cioè, no, via, via, sciò. Ecco, quindi diciamo che questa è, non dico che sia una cosa sbagliata, perché giustamente sono d'accordo che vogliono evitare i matrimoni fasulli, però allo stesso tempo è una rottura di coglioni, ma ok, dettagli. Non è che mi sposo un canadese per la cittadinanza, perché tanto comunque sono abituata con la burocrazia canadese, sono sicura che arriverò ad avere la cittadinanza senza problemi, senza casini. Quindi ragazzi, questo è tutto. Io voglio chiudere questo video qua perché mi sembra di aver blatterato un botto di tempo. Noi ci vediamo la prossima volta, fatemi sapere se avete domande, se volete video su qualcosa, io ho ancora dei video programmati da fare che cercherò di recuperare un attimo per il mese di luglio, però se volete, se avete delle richieste, se volete che faccia un video su qualcosa, fatemi sapere. Quindi noi ci vediamo la prossima volta e ciao!